strudel di mele con la ricetta classica. È talmente buono che vi farà perdere la testa. Fai sciogliere il burro in acqua calda e poi lascia intiepidire. In una ciotola metti la farina, il sale, l'uovo, lo zucchero e mescola con una forchetta. Aggiungi poi l'acqua con il burro ed impasta prima con la forchetta e poi a mano, prima nella ciotola e poi in un piano da lavoro leggermente infarinato. La pasta deve risultare liscia e non appiccicosa. Sbattila sul piano da lavoro ripetutamente per renderla elastica, quindi avvolgila con pellicola e mettila a riposare almeno mezz'ora. Nel frattempo pulisci le mele, privandole della buccia e del torsolo. Tagliale a fettine sottili e poi bagnale col succo di limone per non farle annerire. In un pentolino fai sciogliere il burro, aggiungi il pan grattato, la mollica di pane e lascialo rosolare per qualche minuto. Con le mani stendi la pasta di strudel fino a renderla più sottile possibile. Spalmala con la confettura di albicocche. Aggiungi poi le fettine di mela. Aggiungi poi il pan grattato e l'uvetta ammollata e strizzata. Termina con lo zucchero e se ti piace qualche scaglia di mandorla. Aiutandoti con la carta forno, arrotola lo strudel. Spennella con del burro fuso e cuoci a 180 gradi per un'ora, un'ora e 10. E voilà! Divino.